Allora Maurizio, tanta pazienza, ma fino a un certo punto. Sì, assolutamente. Tra parentesi, nella pazienza Sì? possiamo inquadrare tre nomi che Sì. hanno bisogno di molta pazienza. Sono nomi di giocatori di squadre diverse, sono nomi che stanno, diciamo così, sulla bocca di tutti per quanto riguarda questo campionato. Sono i nomi di Tonali, sono i nomi di Eriksen ed è il nome di Dybala. Sono tre giocatori che sono dei bei rebus perché, insomma, Beh, però hanno storie differenti con anche de attuali. delle storie assolutamente differenti, ma che comunque sono stati presi con delle aspettative, o nel caso di Dybala ci si aspetta, non è stato Beh, venduto Dybala ha già in dimostrato. virtù del fatto che ci si aspettasse qualcosa, insomma questa resa non la troviamo. Allora vogliamo capire se sono dei veri e propri casi questi giocatori, partendo da Eriksen, perché? Perché Eriksen è un caso molto particolare. Nell'Inter non trova spazio, nella sua Danimarca gioca e segna, questa Sì, ma volta due su gol su cinque rigore. gol, quattro su rigore. Gli Sì, ultimi quattro cinque su gol in rigore, cinque però partite, quattro insomma su con rigore. delle prestazioni Differenti. di un certo livello. E allora il dubbio viene anche ai tifosi Sì, dell'Inter. E Conte è lui. però perdonami, onestamente, adesso non per tornare, la pressione della Serie A è devastante, lo è stato da Platini, per poi citarne tanti altri. Vi ricordate Rush addirittura che non riuscì nemmeno a finire la Assolutamente sì, stagione però poi quando sei campione, insomma, Fernando Torres, campione lo devi cioè essere. sì, ma è Senza andare difficile, indietro, è molto, no, ma eh? Sì. no, ti sto facendo Bergkamp. giocatori veri, eh? Bergkamp. Bergkamp, e qui purtroppo se entri nella macina e non ne esci subito ti stritola E tutto, infatti chiunque tu sia. questo è il problema. E guardate che questa cosa che noi abbiamo scritto, la pazienza è un limite, non la dice uno qualunque, lo dice un grande tifoso dell'Inter che non è stato solo un tifoso dell'Inter, insomma, che ha un certo peso nell'Inter. Paolo Marcello. Sì, un grande tifoso dell'Inter, colui che è stato il proprietario dell'Inter per svariati anni e che dietrologia vuole che la sua parola abbia ancora una certa incidenza all'interno del pianeta Inter. Eriksen, che nazionale, ha ritrovato il gol, ha ritrovato anche le parole, ha avuto modo di lamentarsi ancora. Moratti cosa dice? Capita di inserire giocatori che sono certamente dei talenti, ma che per qualsiasi ragione, caratteriale o altro, non riescono ad avere successo. È quello che sta accadendo ad Eriksen. Il calcio è paziente, ma fino a un certo punto. Penso che se dovesse continuare così, l'Inter potrebbe scambiarlo. Poi si lascia andare anche a consigli di mercato, se vogliamo anche abbastanza scontati, perché Conte così, e Moratti, così come Conte, prenderebbe Kanté, Vabbè. sarebbe il tassello ideale, dice. E poi aggiunge E anche Koulibaly. Koulibaly, a suo modo di vedere, il più grande difensore che c'è in Europa. Con questi due calciatori, l'Inter vincerebbe il campionato, ci sentiamo anche di essere abbastanza d'accordo. Dopo andremo anche con le Saranno parole contenti di i centrali Conte, che difensivi risponde dell'Inter? indirettamente, ma non troppo, ad Eriksen. Ma perché Però parla? così c'ha ragione Fabio. Cioè, pensate, L'Inter ha due Bastoni, centrali, De basta. Vrij, Ma ti ha Skriniar. parlato di No, Koulibaly, non è che ti ha parlato ho di capito, ho uno che passa strada. capito. Cioè, Però saranno hai. contenti i centrali difensivi. Ma scusa, Cioè, se Moratti, l'Inter che ha prende vinto, Koulibaly cioè, ti arrabbi, non pensi? Moratti, che è un totem e che ha vinto quello che ha vinto, però ha questo difetto, no? Che parla e spesso parla quando non dovrebbe, Parliamo come tutti. anche in Vabbè, questo ha dato delle caso. sue opinioni, cioè, a No, ho parte che capito, io ma non so, chiedo a capisci? Gianluca. Ma no, beh, Ha Gianluca, detto che mi prende chiedo, Koulibaly, cioè. Koulibaly nel Napoli ha mai giocato nella difesa 3? Non lo so, chiedo. No, mai. No. Io Si troverebbe credo male. che l'Inter, adesso è un'opinione di Moratti, Koulibaly è un grandissimo difensore, uno dei migliori in circolazione senza dubbio, però l'Inter a 4, quando giocava a 4, aveva due difensori come De Vrij e Skriniar che non avevano nulla da invidiare a nessuno, neanche a Koulibaly, e sono più giovani di Koulibaly, entrambi. Adesso hanno aggiunto Bastoni in questa difesa 3, Koulibaly nella difesa 3, io adesso ho un problema relativo a Koulibaly perché stiamo Sì. parlando di fantacalcio per le parole di Moratti. Però nella difesa 3 non so come si comporterebbe Koulibaly, magari avrebbe le stesse difficoltà che ha Che a Skriniar, Skriniar. per dire, non lo so, magari no, però è una boutade. Il vero problema è Eriksen, cioè tu hai preso un giocatore che era un top player europeo, possiamo discutere dove doveva giocare in campo, se fare all'interno di centrocampo o il trequartista, ma hai preso un top europeo e lo stiamo buttando via. Colpe dell'allenatore, colpe dell'ambiente, colpa del O giocatore, colpa di non chi lo l'ha so. preso, Ma forse. perché? Ma non può avere la colpa uno che prende un giocatore a quella cifra di quel livello.
Non può essere una colpa prendere un grande giocatore. Era reduce da un inizio di stagione dove era stato mobbizzato da Mourinho. Mourinho non scherza quando ti mette la croce. Come delle Alli, va bene. Evidentemente non si è ancora risentito di questo. Tu hai preso l'occasione perché gli scadeva il contratto. Se lo prendi a gennaio, devi prendere un giocatore pronto, anche se lo paghi 20 milioni. Hai preso un 27enne ha appena fatto la finale. Però non sembrava, poi si è capito subito che non era il giocatore che non può essere la colpa di chi lo compra. Cioè, se tu fai un affare del genere a gennaio a quella cifra, perché a quella cifra ormai non compri più nessuno, è importante, a quella cifra fai un affare del genere e compri un certo tipo di giocatore così importante, è una colpa perderlo. Poi non lo so, sarà un concorso di colpa tra allenatore, giocatore, ambiente, non lo so di chi è la colpa, ma sicuramente è un delitto perdere un giocatore del genere, sia a livello morale o magari addirittura a livello di rosa. Quindi per ci vuole pazienza. Professore, chi sbaglia in questo? Chi sbaglia? Chi non lo sa sfruttare il giocatore? È complicata questa cosa di Eriksen, è complicata. Io penso che sia un giocatore che non riesce a inserirsi nella logica del calcio italiano e quindi non è colpa né di Conte né di nessun altro, è proprio un tipo di, anche sul piano atletico, un tipo di gioco che ha bisogno di tempo, la chiamate pazienza, non lo so se la pazienza serve in questo caso, a me sembra che ci sia proprio una incompatibilità tra il calcio italiano e questo giocatore. È calcio italiano o l'Inter di Conte? Perché attenzione, non è che tutte le squadre l'Inter sono uguali. È calcio italiano. L'Inter di Conte è il calcio italiano. Ma insomma, il calcio italiano di Big ce ne sono 5-6, ok? Eriksen, dove potrebbe, quale sarebbe la squadra ideale di Eriksen, ipoteticamente? Ma io non ne ho idea, per me Eriksen potrebbe giocare in qualsiasi squadra, per me, per come vedo io il calcio, per me Eriksen potrebbe giocare all'Inter, al Napoli, al Milan, alla Lazio, alla Roma o alla Juventus. Cioè, un giocatore di quel livello lì può giocare ma ovunque. Ma nessuno di questi usa il trequartista, però. Nessuno di questi squadra. Ma il Tottenham non è che giocava sempre col trequartista, anzi. La storia un po' di Dybala, no? La stessa storia. Adesso ci arriveremo. Dybala è un grande giocatore, l'ha dimostrato. Cioè, che poi abbia dei problemi con l'ambiente o con gli allenatori, è un altro discorso. Ma Dybala è un grande giocatore e lo ha dimostrato. Come lo ha dimostrato Eriksen. Dybala l'ha dimostrato alla Juve. Eriksen al Tottenham o ai nazionali. Se lo vuole rovinare, se ne deve andare alla Juventus. Sì, però ha vinto 5 scudetti, 4 scudetti li ha vinti Dybala. Perché lo sta rovinando. Appunto. Sono d'accordo. Adesso arriviamo a Dybala. Però voglio chiudere con Eriksen. C'è anche Tonali di cui dobbiamo parlare, però voglio chiudere con Eriksen, visto che ormai tutti lo danno per fatto. Tonali è stato gonfiato. Ci arriviamo, professore. Hai lanciato un altro sasso nello stagno. Allora, dove va Eriksen? E soprattutto chi arriva? Eriksen, certo. Soprattutto dove arriva? Chi arriva? Se qualcuno arriva al posto di Eriksen. Ma guarda, ha fatto molto scalpore questa voce, Furio, ne parlavamo anche un paio di lunedì fa, no? Dell'interesse del Milan su Eriksen. Qualcuno dove dice lo fai, che Milan... Dimmi dove lo fai giocare. Ma sai, se il Milan perde, per esempio... C'è Brahim. Se riscatti questo spagnolo, a me piace... Costa lo deve riscattare, ci deve lavorare per riscattarlo. Comunque, sai, il Real Madrid neanche sapeva... E non sapeva nemmeno che esistesse Ibrahim. Benissimo. Quanto lo paga il Milan Eriksen? Potrebbe pagarlo, gira voce, di 12 a gennaio. Aspetta. E poi il conguaglio a fine stagione. Ora, a 12 a gennaio di prestito più il conguaglio. Conguaglio a fine stagione. 30, altri 30. No, assolutamente. Altri 8, 10 massimo. 20 milioni lo vendiamo al Milan. No! Non è che lo venga, è una voce che gira, perché Eriksen in realtà, così come gira voce, che Conte abbia deciso di assolutamente fare a meno delle sue prestazioni. Allora ti fermo, perché se dobbiamo andare in pubblicità... Lo può, attenzione, perché ti do questa velocissimo, è la voce che è arrivata proprio in queste ultime 48 ore, che potrebbe andare al Paris Saint-Germain, che vuole un giocatore così, e prenderebbe Paredes. Pensavo tornasse in casa. Direbbe Totò.
il cambio direbbe, esatto, Totò, ogni limite è una pazienza, ogni limite è una pazienza. Però noi abbiamo la pubblicità da mandare, però prima di mandare la pubblicità vado da Paolo, sì, perché sentiamo, sì, pochi secondi di Conte, sentiamo pochi secondi di Conte, leggiamo, e poi dopo la pubblicità ritorniamo. Leggiamo le sue parole, giusto per chiudere il cerchio su Eriksen. Intervista alla Gazzetta dello Sport, sono stati chiesti lumi a Conte su Eriksen. Dice l'allenatore dell'Inter: tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell'Inter, non per quello del singolo giocatore. Poi a margine invece, non parlando di Eriksen nello specifico, ma parlando di quali sono i giocatori che gli piacerebbero, dice: i giocatori devono essere funzionali a un'idea e a un progetto, al gioco che bisogna fare per essere competitivi a livello nazionale e internazionale. Il calciatore moderno deve essere veloce, forte, resistente. La tecnica la do per scontata se arrivi in una società come l'Inter. Ecco, oggi veloce, forte, resistente. È una bocciatura, però. Forse era meglio una bocciatura solenne prima di comprarlo. La sensazione è una bocciatura solenne. Era meglio prima chiedere a Conte. Allora, ci fermiamo. Pubblicità.